Rimaniamo in Sicilia, in pieno centro di Palermo, dove siamo venuti a trovare un altro colosso vegetale. Infatti, qui a Villa Garibaldi vive uno stupendo esemplare di Ficus magnolioides. È un albero stupendo, ma anche una specie di ingegnere. Grazie alle sue radici aeree, che si trasformano in giganteschi fusti secondari, vere colonne vegetali, riesce a prolungare i suoi rami per moltissimi metri. Ma ci sono anche molte altre radici, le radici a terra, che si prolungano per un volume praticamente identico a quello della chioma. Lanciamo le corde per l'arrampicata e saliamo. Se mettessimo le foglie di quest'albero una accanto all'altra, copriremmo una superficie di 500.000 metri quadrati, praticamente 70 campi da calcio. Dall'albero ho preso queste due foglie. E questa è così grande, questa è piccola, questa era esterna all'albero e questa era un po' più interna. Ecco, dobbiamo dire innanzitutto che queste due foglie hanno la stessa età e quelle esterne lavorano a luci diverse rispetto a quelle interne. Se noi infatti misuriamo la luce al sole, abbiamo 100.000 lux, mentre se la misuriamo all'ombra abbiamo solo 400 lux, quindi per produrre la stessa energia le due foglie devono avere superfici diverse.